Oggi preparo sovistocco in capau, un altro dolce della tradizione sarda. Facile e con pochi ingredienti, è come un pan di Spagna. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare questo dolce sono 5 uova intere a temperatura ambiente, 125 g di zucchero semolato, 125 g di amido di frumento, più una bustina di vanillina. La prima cosa da fare è andare a montare zucchero e uova. Verso lo zucchero nelle uova e porto in planetaria e lascio montare per almeno 20 minuti. Uova e zucchero dopo 20 minuti sono montati perfettamente. Con un colino verso intanto la vanillina e l'amido di frumento. Passo la farina con un colino affinché sia più ossigenata e quindi poi prenda più aria e non faccia grumi. E piano piano dal basso verso l'alto vado a incorporare e a mescolare per bene. Ho preparato una teglia, l'ho foderata sia sul fondo che sui bordi con la carta forno. Ho fatto con la carta forno i bordi belli alti. La teglia è 25x23, è una teglia rettangolare. La nostra pasta biscotto è pronta. Vado a versarla nella teglia perché poi andiamo a infornare. Ho livellato la superficie e porto in forno preriscaldato 170 gradi per una ventina di minuti, forno ventilato. Dopodiché porto a 180 ancora un 10 minuti e comunque facciamo poi la prova a stecchino. Quando lo stecchino viene fuori asciutto, vuol dire che il nostro dolce è pronto. Sovistocco in forno cuoce benissimo. Dopo 20 minuti di cottura porto il forno a 180 gradi e lascio cuocere ancora per una decina di minuti. Ho appena sfornato sovistocco, ho preparato qua un vassoietto con un foglio di carta forno, mi servirà in modo che così questa superficie poi non si attacchi. Appoggio il foglio di carta forno sulla torta. Adesso vado a rigirare e piano piano vado a staccare la carta forno in modo che facendo attenzione a non rompere il dolce. Vado a tagliare i bordi del sovistocco. È di un soffice esagerato. Mamma mia, che bontà! Dopo aver eliminato tutti i bordi, vado a tagliare per il lungo a metà, sempre con tanta delicatezza perché è veramente tanto soffice. Ora vado a tagliare delle porzioni, tutte uguali, mi raccomando.
Guardate qua quanto è soffice. Io l'assaggio perché veramente non resisto. Si scioglie in bocca, veramente è una roba deliziosa. Mamma mia, e non è finita qui, perché adesso dobbiamo glassarli, incapparli, come si dice in Sardegna. Sono, è buonissima, è la fine del mondo. Preparo sagappa o glassa con 100 g di zucchero che ho già messo in un pentolino, un cucchiaino da caffè di cacao amaro in polvere, una mezza tazzina di caffè e dell'acqua a coprire lo zucchero per circa 5 mm in altezza. Porto tutto sul fuoco. Allora, ho messo il pentolino sul fornello e verso il caffè, verso il cacao amaro in polvere e acqua a coprire veramente di pochi millimetri lo zucchero. Accendo il fornello e faccio cuocere. Deve raggiungere i 116 gradi. Per chi non ha un termometro da cucina, lasciamolo cuocere qualche minuto, poi facciamo la solita prova. Quando fila vuol dire che è pronto, e dopodiché andremo a incappare il nostro spistoccus. Mescoliamo bene il composto affinché si sciolga anche il cacao e lasciamo cuocere. Deve prendere a bollire e si deve consumare leggermente e logicamente sciogliere lo zucchero. La sagappa è pronta, l'ho trasferita in un fornello ancora più piccolino, proprio con il minimo della fiamma, e ho messo anche un pentolino a scaldare con dell'acqua, perché nel caso in cui si asciughi troppo ne aggiungerò un cucchiaio nella cappa. Intanto ho fatto una prova e ho visto che insomma la glassa è pronta. Ho dato una prima spennellata sul pistocco, adesso gliene do un'altra. Ogni pistocco avrà bisogno di 2-3 spennellate di cappa. Do una prima spennellata a tutti i dolcetti, sono talmente soffici che anche solo a tenerli in mano ho paura di rovinarli. Ricominciamo, secondo giro di spennellate. Se necessario anche 3-4 volte. Su Vistocco un cacao è pronto. È una ricetta molto semplice da realizzare con pochi ingredienti, ma di una bontà unica. È sofficissimo. Questo dolce è veramente una delizia. Se volete aiutarmi a far crescere questo canale, mettete un pollice in su, condividete con i vostri amici e iscrivetevi. Presto nuove ricette. Intanto vi lascio sotto in descrizione tutti gli ingredienti per realizzare a casa su Vistocco in Campania.